Allora, avevamo fatto questo dialogo qua sul Sì. Buongiorno, lavoro. Lo rileggiamo. Gonzo, ni pa ba zai nar gonzo, ta shi yi shang, zai yi yuan gonzo. Che significa? Il tuo papà dove lavora? Zai nar gonzo. Gonzo, lavorare. lavorare. Zainar dove? Dove zai significa in e nar dove per fare la domanda. Tash Ishan, lui è medico. Zai Yuan Gonzo, in ospedale lavora. Lavora in ospedale. Ni mama zuo shenma Gonzo, wo mama zai sui xiao Gonzo. Tash lao shi. Tua mamma che lavoro fa? Letteralmente fa quale lavoro? Qui il verbo è zuo, fare. Quale lavoro? Gonzuo è sostantivo in questo caso. Ok. Shenma significa quale, quindi qua, fa quale lavoro? Scemo. Mia mamma lavora a scuola. Zai sui xiao gonzuo, a scuola lavora. Lei è insegnante. Tashu lao shu. Ok, quindi le parole nuove sono gonzuo, che può essere verbo, lavorare, oppure lavoro, sostantivo. Ishan medico, iyuan ospedale. Zuo, fare, sui xiao, scuola. E queste più o meno se ricordavamo. Quindi abbiamo visto come si chiede che lavoro fai. Ni zuo shenma gonzuo. La risposta si risponde Io di sono solito wash lao insegnante. sh, quindi di solito non si dice wo zuo, ma wash lao sh, io sono insegnante. Wash yi shang, per esempio. Invece dove lavori? Ni zai nar gon zuo. In una il verbo è zuo, nell'altra il verbo è gon zuo. Quindi una è fare, qual lavoro, invece l'altra è dove lavori. Wo zai sui xiao gonzuo. Lavoro a scuola. In Nell'ospedale, in una scuola, sì. questo caso è a scuola. Shui xiao, shui xiao. Wo zai xiao. Zai sui xiao. Shui xiao, non so. Sì, qua l'avevo corretto perché era sui xiao a scuola. Sui xiao. E qui si vede che il luogo zai deve stare prima del verbo. Zai più il luogo e poi alla fine il verbo. Io lavoro. Io a scuola lavoro. Noi la volta scorsa, anzi 2 volte fa, avevamo fatto zai come verbo, trovarsi in un luogo, stare. Io sono a casa, o zai jia, ad esempio così. Invece questa volta abbiamo fatto zai come preposizione che introduce lo stato in luogo, no? Quindi wo zai jia gonzuo. Scusa, ma quando wozai è verbo, significa trovarsi, come qui trovarsi a casa, però a casa il complemento di luogo viene dopo zai, dopo il verbo. Wo zai jia. Beh, in quel caso sì. Sì. Perché zai in quel caso è il verbo, quindi sì. E quindi il complemento di luogo Quindi il dopo. luogo dopo zai, sì. Ok. Sì. Qua ve le avevo messe tutte e due le frasi. Wo Sì. zai bangon she, oppure wo zai bangon she gon zuo. E nel primo caso zai è il verbo. Io sono in ufficio. Invece nel secondo il verbo è gon zuo. Wo zai bangon she gon zuo. Io in ufficio Io lavoro. in ufficio lavoro, esatto. Sì, diciamo che nel primo caso zai è il verbo perché non c'è nient'altro dopo. Io mi trovo in ufficio. Alice, in quel caso,
Alice? Sì. Mi senti, scusa. Sì. Nella prima frase che dice io sono, Zai traduce sono in anche, perché non metto la preposizione, esatto, nella prima frase. Sì, non ci vuole nessuna preposizione, cioè, non è sono che posso... in. Sì, sì. Ecco, sono in, per cui non posso dire Zai, no. No, solo un Zai. Solo un Zai. Zai fa anche da preposizione, sì, se è da solo fa da verbo, se è insieme fa preposizione, ma è lo stesso. Sì, alla fine in italiano lo traduciamo sono in oppure sono a, non ci vuole un'altra preposizione. Mentre invece nella seconda lo si mette prima del verbo, giusto? Sì, la seconda sì, frase. Prima del verbo. Però lo metti non solo prima del verbo, ma anche prima di ufficio. Eh sì, certo, prima di ufficio. Prima ci vuole Zai, poi ci vuole il luogo. Sì, sì. Ok. Zai va sempre prima del luogo, sì, e anche prima del verbo. Prima del luogo e del verbo. Zai, okay. Luogo e verbo. Zai, luogo e verbo. Ah, proprio in questo ordine, giusto? Sì, sì. Ok. Zai introduce il luogo e Zai più luogo va sempre prima del verbo. Ok. Ok, allora, questo esercizio non mi ricordo se l'avevamo fatto sì. O no. L'avevamo fatto. Sì, sì. Allora, andiamo avanti. Allora, facciamo velocemente. Anche questo avevamo fatto, sì. Con le immagini. E poi D, che è la particella che introduce i numeri ordinali. Noi avevamo fatto i numeri da 1 a 10, se ci mettiamo il D sì, era davanti, per le scuole, per i livelli. Se ci mettiamo il D davanti diventano ordinali, D, DR, D, San, DIS, il primo, il secondo, il terzo, per tutti i numeri, per tutti gli ordinali. Noi avevamo fatto l'esempio della scuola, ma in tutti i casi, sì, sì, certo. Per farli diventare ordinali si mette il D. Ok, anche questo l'avevamo fatto. Sì. No. Sì. Sì, sì, l'abbiamo fatto. Sì. Questo e anche lui. Sì. E qua vi avevo spiegato il verbo con il bu in mezzo. Verbo bu. Non è. Esatto. Shu bu shu. Shan bu shan. Noi all'inizio avevamo fatto ni shu bu shu idalien. Sei italiano. E questa cosa si può fare anche con tutti gli altri verbi. Adesso ne conosciamo qualcuno in più, per esempio shan, shan per frequentare la scuola, no? Ni shan, shan, da, shue, frequenti o non frequenti l'università? Oppure con chu di andare, ni men chu, chu, gong yuan, andate o non andate al parco? È un altro modo per fare la domanda, è la stessa cosa di mettere il ma alla fine, il significato è sempre quello. Ed è molto utilizzato per fare le domande. Ecco, cioè se tu non usassi questa forma devi mettere sempre il ma, vero? Sì, per esempio, nimen chu gong yuan ma, sì sì, se no sarebbe affermativa. Per far capire che una domanda si deve mettere il ma, non basta il tono. Ni men chu bu chu gong yuan oppure ni men chu gong yuan ma. Vale, è lo stesso significato. Però si usa di più questo. Sì, forse questo si usa un po' di più. Forse è cosa più semplice. Si usano entrambi, forse per noi mettere il ma alla fine è un po' più intuitivo. Questo non siamo abituati a dirlo in italiano. Ok. Shabusha, Shambushan e l'ultimo è Chubuchu. Questo ho già ha i suoi problemi per capire andare, venire lì, là, sì, lontano, sì, vicino, almeno per me. Quindi, sì, quelli dovremmo. Non ricordo la regola, ma poi. Poi magari faremo tante frasi e. Di solito si assomiglia all'italiano, di solito quando diciamo andare mettiamo ciù e venire l'ai, però qualche volta no. Un po' di esempi. Ok.
questo non l'abbiamo fatto. No. Ci sono delle frasi, delle risposte, noi dobbiamo scrivere la domanda. Per esempio, qua la risposta della B era Wan Lao Shi, Shi Woman de Han Yu Lao Shi. Wan Lao Shi è il nostro insegnante di cinese. E la domanda che hanno messo è Shei Shi Nimen de Han Yu Lao Shi. Chi è il vostro insegnante di cinese? Siccome Wan Lao Shi era in rosso, loro hanno messo Shei per fare la domanda a chi. E così proviamo anche a fare le altre frasi. Ci sono delle parti in rosso che dovrebbero essere le risposte. Uo mama shen. Chi è? Si sente il rimbombo della mia voce. Uo mama. Non si capisce niente. Sono i microfoni che rimbombano perché sono tutti aperti. Ma finora riuscivamo a parlare? Perché stavo facendo l'accesso da due dispositivi. E io ho dovuto, sono uscita per errore, sono rientrata però adesso su PC. Sì, credo che adesso si sia sistemato, l'altro dispositivo è andato. Ma poi dovresti mettere tipo nella frase 1 che lavoro fa tua mamma? In italiano sarebbe, no? Sì. Perché lui dice mia mamma è medico. Mi mamma sceme gonzo, no, quello è dove. Sì, quasi. Quasi, sì. Dove? Devo mettere dove o quale? È quello che non mi ricordo. Quale lavoro fa? Tua mamma che lavoro fa? Perché lui risponde mia mamma fa il medico. Cioè sì, che è medico. Mia mamma è medico. Allora. Di mamma. Ma. No, aspetta. Zuo shum. Fa quale lavoro? Quindi zuo. Shum gong zuo. Zuo shum gong zuo. Esatto. Di mamma zuo shum gong zuo. Sì, a parte le pronunce. Di mamma zuo shum gong zuo. O mamma shi yi shen. Esatto. Poi il 2 dice woman de lao shi han hao. Questa qui è difficile perché dice il nostro professor sta bene. Sì, che è una cosa che abbiamo fatto all'inizio. Sì. Ricordate? Sì. Come si fa per chiedere come stai? Sì, si dice aspetta, scusi, che magari. Zhen Meiyang. Zhen Meiyang, esatto. Qua ne ho messe due in realtà di opzioni: Nimen de Lao Shi, Haoma oppure Zhen Meiyang. Che poi in realtà significa anche com'è, è bravo, oppure come sta, sta bene. Si dice nello stesso modo: Nimen de Lao Shi, Haoma. Oppure Nimen de Lao Shi Zhen Meiyang. Woman de Lao Shi Shen Hao. Ok, poi la 3 dice Tamen Dou Shi Ida Li Ren. Loro sono entrambi italiani. Esatto. Loro sono entrambi italiani. Tamen Naguo Ren. Sì. Dou perché c'era anche nella risposta Sh Nagoren Tamen Dou Sh Nagoren Tamen Dou Sh Idali Ren. Sì, forse Dou possevamo anche non metterlo nella domanda, è uguale, ha un significato leggermente diverso. Loro di dove sono oppure loro entrambi di dove sono. O Zai Beijing Shan Shue. Io, Shan Shue, a Pechino. Shan Shue, frequento la scuola. Frequento la scuola a Pechino. Qua la domanda che dobbiamo fare è, cioè la risposta sarà a Pechino, quindi la domanda sarà dove appunto.
Ni zainar sanjue, no. Ni zainar sanjue. Ni zainar sanjue, wazai Beijing sanjue. Ok. Vabbè, la 5, tali o suei, vi ricordate? Quanti anni hai? La domanda. La risposta, lui risponde, lui ha, che età? 6 anni. 6 anni, esatto. Sei anni, quindi ta... Ta, duo da? Ta, duo da, sì, sì, oppure? Ta, ji suei. Ta, ji suei, esatto. Sì, poteva andare bene anche ta, duo da. Ok. Abbiamo Wamei, Jiao, Xiaoyun. Mia sorellina si chiama Xiaoyun. Esatto. Sento la mia voce. Che rimborma. No, quindi, Ni Mei Mei. Ma non rimborma. Però in realtà... Ni Mei Mei Jiao Shen Ming. Sì, però in realtà qua la risposta è Wo Mei Mei. Non è Xiao Yun, quindi è Wo Mei Mei che dobbiamo cambiare. Ah, ok. Ni Mei. Sarà qualcosa bla bla bla, si chiama Xiao Yun. Ni de Mei Mei. Se la risposta è la mia sorellina, nella domanda bisognerà chiedere chi si chiama. Si chiama, sì, esatto. Xiao Yun. Okay. Che è quel sh, aspetta che non mi ricordo. Shui Jiao Shen Ming. No, Shui Jiao. Shui Jiao. Xiao Yun. Xiao Yun, esatto. Shui Jiao o Shui. Shui Jiao. Xiao Yun. Chi si chiama Xiao Yun? Oppure se fosse scusami, sì. Suei, no, cosa abbiamo detto? Sì, Suei Jiao Ni De Mei Mei. Se fosse invece anziché dire chi si chiama Xiao Yun, dire come si chiama tua sorella, non è sempre. Bisognerebbe lasciare Ni, come? Bisognerebbe lasciare Ni Mei Mei, sì. Sua sorella, Jiao Shema Minz. Shema Minz, ok. Ni Mei Mei, Jiao Shema Minz, come si chiama tua sorella? Sì. Mm-hmm. Ok, poi abbiamo Women Dosh Milan Ren. Sono noi, entrambi di Milano, siamo entrambi noi di siamo Milano. Entrambi di Milano. Ni Mendo Na Goren. Ni Mendo Na Goren. Ni Mendo Na Goren. Ni Mendo Milan. Ok. Tashan Gaozhong Yinianji. Lui frequenta quale scuola? Quale scuola andrà nella domanda, sì. Quale anno? Oh, Madonna. Perché la risposta è Gaozhong, quindi le superiori, in ING, primo anno. Vabbè, la parte nera rimane uguale. Tashan. E poi ci vorrà un'interrogativa, un pronome. Tashan Jin-Nien-G. Tashan Jin-Nien-G. Esatto. Lui frequenta quale anno, quale livello? Tashan Jin-Nien-G. Ok.
Poi la 9 dice wo baba jiao wan da fen. Wo baba. Wo baba. Mio papà. Mi baba. Mi baba. No. Ah sì? No, mi baba jiao shum. Shemaminz. Shemaminz. Mi baba jiao shemaminz. Tuo papà come si chiama? Ok. Ultimo, wo ju zai nanjin lu. Vi ricordate ju zai? Ju zai. Io abito nella via Nanchino. Esatto, io abito nella via Nanchino. Sto in Nanchino. Wo ju zai shemalu. Wo ju zai shemalu. Dove? Ah, in Zainar. No. Lu Zainar, sì. Ah, dove? Dove abiti? Zainar. Di Ju Zainar. Wo ju zai. Wo ju zai. In realtà potevamo anche dire shemalu, però vabbè. Un po' bruttino, in quale via? Di Ju Zai Shamalu. Di Ju Zainar, dove abiti? Wo Ju Zai Nanjin Lu. Wo Ju Zai Nanjin Lu. Wo Ju Zai Nanjin Lu. Ok. Tutto chiaro? Sì, sì. Basta ricordarsi i nomi, i vocaboli. Ma c'era un po' di tutto quello che abbiamo fatto finora. Allora, qua vi ho fatto un riassuntino di tutti i pronomi interrogativi che abbiamo fatto fino adesso. Così vediamo se più o meno ci siamo. Shem significa cosa oppure quale. Ni jiao shen mind. Tu ti chiami, come ti chiami? Tu ti chiami quale nome? Oppure ni zuo shen gong zuo. Tu fai quale lavoro? Quale lavoro? Che lavoro fai? Poi avevamo fatto Zemaya, che zem significa com'è o come va, no? Per chiedere come stai, come va. Zemaya. Zemaya, come va. O anche senza ni, solo Zemaya. Zemaya. Sì, ok. Poi, nar. Dove? Ni zainar, dove sei? Ni chunar. Ni chunar, dove vai? Na da solo, che significa quale, per esempio Nisha na Warren. Tu sei una persona di quale paese, quindi di dove sei. E poi abbiamo fatto il G, che significa quanti, per esempio Niji Suei, quanti anni hai. In realtà il G, adesso qua ve l'ho scritto un po' meglio, non significa solo quanti, si usa in generale per fare delle domande che riguardano quale? Un numero, no? Per chiedere un numero. Quindi ji suei, quanti anni hai? Però per esempio, ni shan ji nian ji, quale anno frequenti? Quindi noi in italiano non lo traduciamo quanti. Però siccome nella risposta c'è un numero, usiamo ji. Ad esempio, ni ji suei, wo shi ba suei. Ho 18 anni. Al posto di G nella risposta ci va il numero Shuba. Invece gli altri elementi rimangono tutti uguali, tutti nel loro posto. Soggetto G. Nella risposta soggetto numero Shuba. Ni Ji Suei. Mimma, c'è il suo microfono che bomba tantissimo. Ma forse non hanno le cuffie? No, io non ho le cuffie. No, aspetta, dipende da quello. Ah no, perché a volte con le cuffie si tolgono. Ecco, perché adesso con l'audio chiuso non c'è più. Però come fai? Parlare. No, prova da... Le altre lezioni non erano così rumorose, forse non dici che sono le cuffie? No, no, non c'entra nulla. Io sono senza cuffie, non è che rimbomba. No. Sono quando sono i dispositivi vicini.
possono essere anche in un'altra parte acceso, certo. Forse di cinese rimbomba. Senti io per il silenzio, che bello. Ecco, adesso si sente. Ecco, adesso sì. Quindi, Niji Sui, Wash Basui, oppure Nishan Ji Nianji, la risposta potrebbe essere Woshan Se Nianji, frequento il quarto anno. Shan, numero, Nianji. Al posto di Ji va il numero, il resto della frase è uguale. Quindi le posizioni sono, rimangono le stesse, cambia soltanto G che diventa il numero. Mentre in italiano la frase è un po' diversa, no? Il pronome va all'inizio, in cinese la frase è identica, solo che al posto di G ci mettiamo il numero. Ok. Sembra facile, guarda, basta sapere i numeri. E... sembra facile, poi però quando devi fare la domanda ti devi ricordare che... non devi mettere Shema, ma devi mettere G perché è un numero. Ok, poi, dopo mi pare che avevo messo una presentazione piccolina sul sistema scolastico cinese, visto che avevamo parlato un po' di scuole elementari, medie, superiori e non si capiva bene, vi spiego brevemente come... Ma che voglia che ha questo qui? Sì, ho scelto appunto. Poverino, c'è tutto quello che volete da fare. Perché le scuole elementari cinesi sono toste. Vabbè, in realtà è molto simile alla scuola italiana. Ci sono le elementari, Xiao Xue, che cominciano a 6 anni e durano 6 anni. Poi ci sono le medie, Zhong Xue, che si dividono in medie inferiori e medie superiori. Le medie inferiori si chiamano Chujong e durano 3 anni e sono come le nostre medie. Le medie superiori si chiamano Gaozhong e sono le superiori. Eccoli qua. Gaozhong. E quanto durano? Dipende, si può scegliere se fare, diciamo, un liceo, un po' come da noi, un corso più... accademico, umanistico, scientifico, si può scegliere, di solito dura 3 anni e viene scelto da chi vuole continuare e poi vuole andare all'università, oppure si può fare una scuola professionale che può durare 2, 3 o 4 anni, dipende dal tipo di scuola. Di solito, anzi sempre, i ragazzi che fanno il liceo poi alla fine fanno il Gaokao, che è un esame un po' come la nostra maturità, che è l'esame che regola l'accesso all'università. Ed è un esame a livello nazionale, uguale in tutta la Cina, importantissimo perché da quello dipende un po' il tuo futuro. In base al voto che prendi nel Gaokao si decide in quale scuola vai, quindi i ragazzi che prendono i voti più alti potranno scegliere di andare nelle università più prestigiose, magari fare i corsi di medicina, i corsi più ambiti. Quindi riguarda sia la scelta dell'università che la scelta della facoltà, in base al voto che prendi. E tutti gli anni quando c'è il Gaokao in Cina si blocca un po' tutto. Tutto è organizzato per consentire agli studenti di andare a partecipare a questo esame. Quindi i mezzi sono più veloci e... è tutto un po' più efficiente. Guardate e poi che suona la campana. E qua da me suonano le campane. Ah, quindi tu hai le finestre aperte oggi? No, sono chiuse, però si sente. Ah. Si gira, da me si gira anche con le finestre chiuse. Alice, scusa, quindi i ragazzi cinesi iniziano l'università 2 anni prima di noi? Allora, un anno, perché le elementari durano 6 anni, però poi le superiori durano 3, quindi alla fine... Prima le medie. Le medie 3, le superiori 3, quindi alla fine, sì, forse 2 anni prima di noi.
Ma dipende, perché non c'era anche la possibilità di fare 4 anni? Sì, quelle sono le scuole professionali, però di solito chi fa... non vai all'università lì, non può succedere? Sai che non lo so se fanno anche loro il GAUC. Credo che chi fa 4 anni di professionale poi si ferma lì. Invece se fai 3 anni di liceo poi vai all'università. Mm-mm. Quindi 6 più 6 praticamente. Sì, secondo me sono 2 anni prima di noi. Sì, 1 o 2 anni prima di noi. Comunque prima, sì, assolutamente. E poi c'è la DACI, l'università. Ce ne sono 2.429 di università in Cina, 25 milioni di studenti. E le più famose, le più prestigiose sono la Tsinghua e la Beijing Dace, quindi l'università Tsinghua e l'università di Pechino, e la Fudan, che invece si trova a Shanghai. Queste sono le tre in cui tutti vorrebbero andare, e quelli, i ragazzi che prendono i voti più alti alla maturità possono iscriversi in queste università qui, e magari in una facoltà come medicina o come ingegneria, che sono le più ambite. Ma scusa Alice, 25 milioni di studenti sono relativamente pochi però, no? È vero, evidentemente. In tutte quelle università c'è posto per tutti, uno direbbe. Secondo me è negli ultimi tempi che i ragazzi stanno cominciando ad andare all'università e si sta dando importanza all'istruzione. È una cosa relativamente nuova per loro, l'istruzione di alto livello. Negli ultimi 20 anni. Cioè, ci sono molte più possibilità di andare nell'università. E niente, poi le università cinesi in realtà sono un po' come quelle americane, sono dei campus e loro vivono lì, sono delle cittadine, c'è dentro tutto. Anche perché le distanze sono enormi, non è che possono... Certo, di solito sono nelle periferie delle città, magari ci vogliono 2 ore per arrivare in città e quindi loro hanno lì tutto. Ma sono a pagamento o... La maggior parte sono statali, qualcosa paghi un po' come da noi, però comunque costa un poco. Poi ci sono tante borse di studio per i ragazzi bravi che arrivano dalle campagne magari, sì. Però ci sono anche le università private, soprattutto i ragazzi che prendono un voto basso al Gaokao, che però... comunque possono permetterselo, ci sono tante scuole private e molti vanno anche all'estero in realtà a studiare. E ce ne sono tante anche qua a Milano. Sì. Non so di che anche categoria sia, no? Sì. Quindi, Xiao Xue sono le elementari, Chu Zhong le medie, Gao Zhong le superiori e Da Xue l'università. Xiao vuol dire piccolo, Zhong vuol dire medio, Da vuol dire grande. Quindi gli studi piccoli e gli studi grandi. Ok. E hanno tutti la divisa, a parte l'università. È vero. Però all'università fanno... l'addestramento militare, non so se la sapete questa cosa. All'inizio dell'università tutti gli studenti fanno un mese di addestramento militare dentro al campus, li insegnano a fare le marce militari, alcune cose. Se non funziona sullo studio, sì. Pronti. Infatti nei campus universitari all'inizio dell'anno si vedono tutti questi ragazzi in divisa militare che per un mese fanno solo quello. Ma anche le ragazze? Sì, anche le ragazze, tutti. Un po' come in Israele. Sì. Un piccolo addestramento, non imparano niente alla fine, però... Serviva per formare il carattere, chi lo sa. Sì, per il dargli gioco un po' di squadra. Sì, perché già non ne ha, già dall'elementare l'avranno la disciplina, ora come sono lì tutti impettiti. Le elementari sono impegnative perché devono studiarsi tutti i caratteri a memoria, già da piccolini. Ma no, e beh, ma è lì che funziona, se no ciao.
diciamo, i primi 3-4 anni saranno dedicati solo a quello, a imparare i caratteri. Infatti anche loro usano il pinin come noi, da piccolini. Va bene. Senti, hai già detto qualcosa sul Capodanno? Che mi pare no, ma se volete lo facciamo. Vi ho preparato... Ah, vedi che hai tutto pronto. E lei festeggia due volte. In realtà quest'anno non niente. È che si facciano molte cose. Perché... Da una parte dall'altra. Anche lì non è che stiano facendo molti festeggiamenti quest'anno, però... L'anno del drago? Quest'anno? È l'anno del bue. È del bue. L'anno del bue, sì. Sì, invece sì, l'anno scorso era l'anno del topo. Sì. Che non è andato molto bene. No, ha portato molta fortuna. Eccole qua. Festività. Ecco. Le foto allora, del carnevale di oggi. Non proprio. Oh, che bello. Guarda, qua vi ho messo un po' tutte le festività. La prima ovviamente il Capodanno cinese, che in realtà si chiama festa di primavera, Chun-jie si dice. Jie significa festività, infatti lo vedremo nei nomi di tutte le feste. Chun, primavera, Chun-jie. Ed è la festa più importante per i cinesi. È il Capodanno in base al calendario lunare, quindi il primo giorno dell'anno in base al calendario lunare, che quest'anno cadeva l'11 di febbraio, cade sempre in periodi diversi di solito, e dura, i festeggiamenti durano 15 giorni. E di solito si passano in famiglia, quindi si torna a casa dai familiari e si fanno dei grandi pranzi, ci si incontra. Infatti uno dei problemi, diciamo, del Capodanno cinese è che tutti si spostano per tornare in famiglia. Quindi è una vera e propria migrazione che avviene tutti gli anni, 3 miliardi di persone che si spostano per tornare, di solito per tornare nelle case di campagna, dalle città alle campagne. E si mangia, si fa la cena della vigilia, le cose tradizionali di solito è preparare i ravioli a mano, chiudere i ravioli buoni, sì, ho visto una trasmissione, bellissima. Tutti insieme si preparano questi ravioli oppure si prepara il pesce, perché pesce si dice yu in cinese, che suona come yu, che vuol dire abbondanza, quindi si prepara questo pesce e non si mangia, però si lascia integro per il nuovo anno, in modo che l'abbondanza arrivi nel nuovo anno, diciamo così. Cioè lo mangiano, spero, il giorno dopo, non che lo buttano. No, lo mangiano dopo. E in mezzo al tavolo cosa sarebbe quella cosa bianca? Ah, sarà un centrotavola, sembra una colosa, sembra un cigno vederlo così. Sì, sì. Sì, sembra una decorazione. E poi un'altra cosa che si fa al Capodanno cinese è decorare le porte. Si mette questo simbolo, questo carattere fu, che significa fortuna, e di solito si mette, il giorno del Capodanno si mette capovolto, perché fu daol significa il fu capovolto, ma significa anche la fortuna è arrivata. Quindi la frase fu capovolto suona come la fortuna è arrivata in questa casa. E poi si mettono i chun lien, che sono questi striscioni laterali con delle frasi di auguri. A volte le preparano loro a mano, quindi magari si mettono lì, soprattutto le famiglie che hanno bambini si mettono a scriverli a mano con la calligrafia. O se no le comprano già pronte e le appendono alle porte con delle frasi. E quindi così tutta la porta è rossa. Il colore della festa è sempre il rosso in Cina.
quindi tutto rosso, i regali, le decorazioni. E poi vabbè, ci sono i fuochi d'artificio e i regali di solito non sono dei doni che si comprano, ma sono soldi, ci si regala sempre soldi. Di solito si regalano le buste rosse, che sono appunto delle bustine di carta che compri con delle frasi sopra e ci metti dentro i soldi e li regali. Oppure una cosa che si fa molto spesso al giorno d'oggi è inviare le buste rosse digitali via WeChat. Quindi agli amici, ai familiari mandi... Come gli auguri però in questo caso, no? Sì, sì, però ci sono i soldi dentro. Anche? C'è l'augurio, però ci sono i soldi, sì. Tipo una posta in bolli? Sì, sì, sapete che loro utilizzano molto WeChat per pagare, no? Quindi su WeChat tu puoi mandare... È saltato qualcosa. Adesso? Meglio. Sì. Dicevo, loro utilizzano molto WeChat per pagare, quindi tu puoi anche mandare dei soldi in regalo a dei tuoi amici. Ah, ecco. Sempre magari busta. Si va a mangiare tutti insieme, uno paga e gli altri per dividere gli mandano i soldi, no? Invece che darglieli in contanti, perché ormai nessuno usa più i contanti in Cina. Certo. E nei giorni di festa, invece che regalare la busta con i soldi, mandi il messaggino con i soldi. A un tuo familiare, a un tuo parente a cui vuoi fare un regalo, mandi una busta digitale con dei soldi dentro, magari un 88 yuan, 888 yuan, un numero fortunato insieme. I festeggiamenti del Capodanno cinese finiscono con la festa delle lanterne, che è l'ultimo giorno dei 15 giorni del Capodanno cinese, ed è la festa in cui si lanciano le lanterne in cielo. Di solito si va, soprattutto i bambini, ma anche i giovani vanno in piazza, scrivono delle belle frasi o dei desideri, degli auguri sulle lanterne di carta e poi le fanno volare, molto bello da vedere. Si chiama Yuan Xiao Jie, la festa delle lanterne. Yuan Xiao Jie, Yuan Xiao lanterna, Jie festa. E si fa questo, si lanciano le lanterne. Anche a Milano credo che la facciano, la festa delle lanterne. Organizzano qualcosa. E il giorno della festa delle lanterne si mangiano i Yuan Xiao, che sono delle palline colorate di riso, di solito ripiene di varie cose, di cioccolato, di crema di fagioli rossi, di arachidi, un po' di tutto. Cioè sono un po' come dei ravioli, però sono dolci. Cioè anche quella con la crema di fagioli è dolce? Più o meno, sì. Diciamo la metteranno il dolce? Diciamo di sì. È un po' diverso come sapore dai nostri dolci, però è dolce, cercano di renderla dolce. Poi il giorno d'oggi le fanno anche con il cioccolato, cose che possono piacere di più, però le tradizionali erano così. Okay. Un'altra festa importante è la festa degli antenati, Qingming Jie, che cade ad aprile. Ed è di solito il giorno in cui si va nei cimiteri per trovare i defunti, per trovare gli antenati della famiglia. Ed è una giornata che si passa tutti insieme ad andare a pulire la tomba del familiare, dei familiari, e portargli dei doni, magari delle cose da mangiare come simbolo, oppure dei fiori, insomma delle cose, si portano delle cose nella tomba dei familiari. E un'altra cosa particolare è che si bruciano i soldi. Tradizionalmente bisognerebbe bruciare dei soldi veri, adesso in realtà vendono dei soldi finti fatti apposta per essere bruciati. Infatti vedete che in questa foto si vedono tutte queste nuvole di fumo, perché bruciano i soldi. Anche per strada a volte vedi che negli angolini bruciano i soldi finti, perché dovrebbe portare soldi, appunto, fare questa cosa. È una tradizione.
E poi, vabbè, si va nella tomba dell'antenato, si pulisce, si prega e poi si passa la giornata in campagna, nei parchi di solito, a giocare con gli aquiloni, a fare un picnic. È una delle prime giornate di primavera, quindi si passa all'aperto, di solito. Non è una giornata come per noi la giornata dei morti, che dovrebbe essere una giornata triste, per loro è una giornata allegra. Si va al cimitero e poi si va al parco. Scusa, i defunti vengono tutti cremati? Perché vedo che le tombe sono... In realtà no, ci sono anche dei, no? dei cimiteri come i nostri, con proprio le lapidi, sì sì. Ah, okay. Credo che ognuno scelga come fare, però alcuni vengono sepolti, altri cremati, sì. Si fanno tutte e due le cose, non c'è una vera e propria tradizione, però ci sono molti cimiteri come i nostri, pure... È che sono talmente tanti, sceglieranno più per spazio. Però sì, ci sono tanti cimiteri con le lapidi. Mm. Come, sì. Poi, festa delle barche drago. Mm. Questa è d'estate... E è una festa in cui ci sono queste barche, queste diciamo gare con le barche, barche a forma di drago. C'è tutta una leggenda per cui questo poeta, triste per la sconfitta del suo stato, si buttò nel fiume e gli abitanti andarono con le barche a salvarlo. E suonarono i tamburi e lanciavano del cibo nel fiume in modo che i pesci non mangiassero il suo corpo e cose del genere. Quindi la tradizione dice che la festa delle barche drago è cominciata così, perché sono andati tutti con queste barche a cercare questo poeta. E oggi in realtà si fanno delle regate, delle gare con le barche, molto spettacolari, perché sono delle grandi barche a forma di drago. E fanno delle gare. Ormai la gara con le barche drago è un vero e proprio sport. Partecipa anche l'Italia. Mm. Il giorno delle barche drago si mangiano gli zonz, che sono questi quadratini, fagottini di riso avvolti nell'alga con dentro dei ripieni di solito con della frutta o con anche lì dei fagioli, delle cose dolci più o meno. Si preparano e si scambiano, si regalano tra amici. Triangolini di riso. Come si chiama questa festa? Festa delle barche drago. E in cinese? Duan Wuji. Duan Wuji. Ok. La seconda settimana di giugno. Mm. E anche quella della prima foto che vi ho fatto vedere, che c'era una grande barca drago. Anche qui sul Naviglio hanno, ogni tanto fanno... Sì, lo chiamano il dragone. Senso che ci sono su, mi sembra, 8-12 persone, dipende, di lunghezza diversa, e ogni tanto girano. Sì, mi pare che la fanno anche a Venezia, la festa delle barche drago. E poi c'è la festa di metà autunno, Jonchio Jie, che è una festa abbastanza tranquilla, non si fa niente di che, c'è una settimana di vacanza. È dal lavoro e si sta in famiglia, si mangiano le yuebin, che sono queste qua nella foto, le tortine di riso, le tortine di luna si chiamano, che sono delle tortine con ripieni di carne oppure di fagiolo, un po' di tutto, che si regalano. Ed è una festa per il solstizio d'autunno. Solito. E si fa a metà a settembre, ottobre, ho capito. Sì, quest'anno cade il 21 di settembre, per esempio, però dipende. Ogni anno cade in periodi diversi, di solito settembre-ottobre. Poi abbiamo quasi finito, ne mancano
gennaio. Sì, sì, la festa degli innamorati, che non è il nostro San Valentino perché cade in un altro periodo, cade ad agosto. E arriva da una leggenda cinese, celebra l'amore tra questa dea, Zhenyu, e un allevatore, un contadino, Niulang, che sono stati separati dagli dei che non volevano la loro unione, e allora loro una volta all'anno si rincontrano in questo ponte d'argento che viene creato dagli uccelli nel cielo. Ed è un'altra festa, oltre al 14 febbraio che comunque i cinesi festeggiano, è un'altra festa in più commerciale per vendere fiori e oggettini vari. Il giorno del settimo mese lunare. Il 14 di agosto quest'anno cade. Ah. Il 14 di agosto quest'anno. Anche questa cade sempre in giorni diversi perché in base al calendario lunare. Il settimo giorno del settimo mese del calendario lunare. Infatti Qi significa sette. Qi Xi significa la sera del sette. Mm. E così loro hanno due feste dell'amore. Sì. Vecchi, e poi questa è Qi Xi, 14 di agosto. L'ultima che ho messo è la festa dei single, Shuan Shui, che sarebbe l'11-11, no, l'11 di novembre, 11-11 perché è l'unica data formata da tanti uno, quindi è la festa di chi è da solo, la festa dell'uno. E in realtà l'11-11 al giorno d'oggi è diventata più che la festa dei single, la festa dello shopping, perché Alibaba, che è il più grande sito di vendita cinese, ha avuto questa idea di farla diventare una grande giornata di vendita, di grandi sconti, no? Quindi è un giorno in cui tutti, è un giorno che tutti passano a comprare online alla fine, perché ci sono sconti su tutti i siti, ci sono anche programmi televisivi, maratone televisive in cui vengono pubblicizzati tutti i prodotti. E quindi un po' come il Black Friday, però più in grande. È un'idea di Alibaba, adesso ormai lo fanno tutti i siti. E quindi l'11-11 è la festa, e niente, la festa dello shopping. E si passa così, una festa commerciale. Scusa, Xuan cosa vorrebbe dire? Doppio 11. E 10 più 1 perché è 11-11 l'11 di novembre. Alice, scusa, nel calendario cinese in che anno siamo? Beh, loro usano il nostro calendario alla fine. Ah, sì, sì. Loro dicono che siamo nel 2021. Sì. Poi secondo il calendario lunare non so come funziona, se ma anche per il lavoro, siccome a me si lavora molto con la Cina, non è che possono essere in un altro anno, loro, nel senso, loro usano le nostre date, assolutamente, sì, sì. Ma infatti festeggiano anche il Capodanno il primo di gennaio come noi, sì, sì. Diciamo che le feste tradizionali seguono il calendario lunare, ma poi per tutto il resto usano il nostro, quindi siamo nel 2021, sì, sì. Faranno tante anche feste. Faranno tante feste scolastiche. Beh, insomma. Non hanno tante ferie. Non hanno tante vacanze loro durante l'anno. In queste festività che vi ho detto, di solito fanno un giorno di vacanza. Ah, e il resto a parte anche, appunto, in autunno che fanno quella settimana di vacanza per la festa d'autunno, e il Capodanno cinese, che le scuole fanno molte vacanze, però chi lavora anche nel Capodanno cinese fa una settimana di solito. Una settimana autunno e in Italia non fanno vacanze cinese. E poi nelle altre feste tradizionali un giorno, che spesso poi recuperano, perché loro spesso fanno vacanza magari un giorno in settimana e poi lavorano il sabato o la domenica per recuperare quel giorno. Sì, sì, si fa spesso questa cosa, anche a scuola. A volte i ragazzini vanno il sabato e la domenica per recuperare il giorno di festa.
A Milano non le fanno, quindi lavorano anche la domenica qui. Va bene, finito. Hai fatto tutte le feste? Più o meno le più importanti, sì. Penso di sì. Penso che fossero queste. E il Natale l'avevamo già detto, sempre Natale. Grazie. Interessante. Ma fanno anche delle feste religiose? No, perché alla fine loro non sono religiosi, non hanno delle vere religioni. Sono, queste qua sono feste tradizionali, diciamo così, però non ci sono feste magari buddiste o comunque legate alla religione. Ma perché per loro la religione non è così importante. Alcuni sono buddisti, alcuni sono taoisti, però a livello nazionale sono misti. Sì, misti. Ah vabbè, poi c'è la festa della Repubblica Popolare Cinese, dove si fa una parata di solito a Pechino. Quella è una festa un po' come fosse la nostra festa della Repubblica. Repubblica, con le autorità, ci saranno i militari, ma... Sì, sì. C'è Natale, si adeguano. Natale un po' come per noi Halloween, un po'. Sì, certo, acquisita. Sì, per fare delle decorazioni, basta. Gli altro shopping. Esatto, per fare shopping, per andare magari a mangiare fuori qualcosa di occidentale, di straniero. Infatti. Bello. Va bene. Va bene. Grazie mille. Ci abbiamo finito, abbiamo finito. Sì. Poi vi mando se ci sono delle cose nuove, però vabbè, oggi abbiamo fatto un po' un ripasso. È meglio che così. Abbiamo fatto un po' di cultura anche. Sì. E poi hai già mandato la slide 11 che non abbiamo ancora fatto. Non l'abbiamo cominciata, però non sapevo se magari la cominciavamo oggi, ve l'ho mandata. Ok, bene, grazie. Ci siamo alla volta prossima. Certo, sorpresa. Va bene. Grazie. Va bene. Grazie di tutto. Ciao. 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 Grazie, ciao, buona serata. Ciao. Ciao.